c'è un castello nei pressi di Andria, a 60 km da Bari, che sembra non avere alcun rapporto con il resto del mondo. Tanto ci appare inconcepibile oggi il suo isolamento, splendido e incontrastato, su una collina delle Murge occidentali. Di sicuro però quel castello a forma ottagonale pretendeva di essere al centro del mondo nel XIII secolo, quando fu concepito da Federico II, il mitico imperatore svevo che, per una cultura che oggi definiremmo cosmopolita e la grandiosità dei disegni di potere, è passato alla storia come Stupor Mundi, l'uomo che stupì il mondo. E a Castel del Monte lo stupore si trasforma in mistero, perché tutto qui è significato e simbolo, che forse non verranno mai svelati. Castel del Monte è il castello più celebre della Puglia, dell'Italia meridionale, ma è anche patrimonio dell'umanità. Federico II amava l'astronomia, la geometria, la matematica, è un personaggio estremamente aperto alle più varie forme di cultura. L'ha voluto ricco di sculture gotiche, modernissime per quel tempo, ma ci sono anche elementi che si richiamano al mondo classico e comunque risente anche degli influssi romanici nei due leoni che erano quasi custodi del portale d'ingresso, ma anticipa anche quasi degli elementi rinascimentali, quindi un castello che è una sintesi appunto di culture diverse. L'abbiamo detto, l'esoterismo è una delle chiavi di lettura di questo castello. I secoli ce lo riconsegnano spoglio e severo, privo degli arredi e delle decorazioni marmoree del tempo, di cui ci restano tracce labili, su cui si inerpicano le interpretazioni più varie. Tra le varie finestre che illuminano le sale del castello, 8 a piano terra e altrettante al piano superiore, quindi un'ulteriore insistenza sul numero 8, c'è questa finestra a forma di trifora, l'unica, esposta a nord, che consente un'ampia visuale sul territorio di Andria. Ad un viaggiatore che decide di raggiungere Andria, la città emergerà come Andrea Fidelis, è un'iscrizione latina che è riportata nel transetto dell'arco di Federico II di Svevia. La tradizione vuole che quella iscrizione sia del 1230, dettata da Federico II di Svevia, perché di ritorno da una crociata, soltanto Andrea e pochissime altre città di questa parte centrale della Puglia non gli si rivoltò contro e quindi a conferma di questo amore, di questa fedeltà, dettò questa iscrizione, Andrea, fedele fino al midollo delle ossa. E al viaggiatore che volesse proseguire suggeriamo un'altra tappa di uguale, specialissimo legame tra la città e Federico II di Svevia, cioè la cattedrale, con la sua cripta. Qui sono conservate le spoglie di due delle sue tre mogli, Yolanda di Brienne ed Isabella d'Inghilterra. La storia di Federico II di Svevia è indissolubilmente legata a quella della città e viceversa.